Motivi in primis sono contro un decreto ministeriale che è stato firmato dal ministro Franceschini il 29 gennaio scorso e che ci inviterebbe a rifare gli esami per i siti di particolare importanza, sono stati definiti in questo modo, per cui in realtà già siamo stati abilitati e già abbiamo sostenuto un esame. Assolutamente diciamo no agli esami da rifare perché è un diritto acquisito, perché sarebbe anticostituzionale e un'altra cosa fondamentale che ci preme far sapere al Ministro è che non è affatto giusto, non vediamo affatto giusto che noi dobbiamo rifare addirittura un altro esame, mentre agli stranieri, chiamiamoli così, a quelli che le guide che vengono da altri paesi della Comunità Europea, viene concesso già da tanto tempo in regime di libera prestazione di venire ad esercitare qui da noi senza conoscenza del territorio, quindi senza aver sostenuto nessun tipo di esame. Quindi c'è una disparità in tal senso e c'è anche una disparità fiscale. Perché che cosa succede? Noi paghiamo le tasse in Italia, mentre questi signori lavorano qua, quindi prendono il nostro lavoro e vanno a pagare le tasse nel proprio paese d'origine. L'interpretazione non è oggettiva, dipende dalle pressioni che ci sono e noi riteniamo che sono state fatte interpretazioni sbagliate, ci hanno dato ragione tantissimi gruppi politici in Parlamento e anche rappresentanti del Parlamento europeo. Siamo stati fatti ricadere sotto una direttiva europea che non riguarda le professioni, la direttiva servizi. Noi su questo stiamo facendo la battaglia. Ai toscani, poi saluteremo anche loro. Grazie.
Hai combattuto? Delle vite, e ti devi fare sali di attivo, capito? Guarda, bellissimo, 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 b